ai colori, Sally. È ora di dormire. Buonanotte. Fai la brava, mi raccomando. Ci vediamo domattina. Molto bene, amico mio. La donna se n'è andata. Tra poco avrò il mezzo per comunicare con tutti gli uccelli del mondo e sottometterli ai miei ordini. Ma psicologia. Chiudi quella boccaccia, cretino! Davvero? Non è uno scherzo? Ehi, ragazzi! Cosa hai detto? Ah, scusate! Volevo dire che qualcuno si è introdotto nell'università! Gambe in spalla! Sarò finalmente in grado di farmi comprendere da tutti gli uccelli. E quando li avrò sotto il mio dominio, mi sarà facile con loro aiuto rubare tutto ciò che voglio. Ah, lasciami andare, schifosissima bestiaccia! Presto, ragazzi, frughiamo l'edificio. Eccoli laggiù, brulicano come insetti. Questo è il momento ideale per provare il mio nuovo convertitore. Oh, dei volatili a dritta, stanno migrando verso i paesi caldi. Ma questo è un paese caldo, Zed. Allora cosa cavolo gli prende a quegli stupidi uccelli? Non lo voleva dire intelligentissimi. Abbiamo bisogno di rinforzi! Sì, ci servirebbe un battaglione di gatti! Gatti? Eccoli qui! Pensaci tu, Tak! Ricevuto! Levatevi subito di torno, vi faccio arrosto! Giù le zampe dal bazooka! Oh! Ok, parliamone! Proviamo ad affumicarli. Siamo salvi! Ehi, ragazzi, questo bel tipo si nascondeva vicino al laboratorio. Non mi stavo nascondendo, stavo solo facendo una passeggiatina. Sì, sì, dicono tutti così. L'abbiamo perquisito, è pulito! Esatto, e dato che non avete prove contro di me, me ne posso anche andare. Vieni, amico mio, lasciamo questi sciocchi al loro sciocco lavoro. Mi sembra un tipo sospetto. Hightower, Hooks, seguitelo. Noi altri controlliamo l'edificio. È tutto tranquillo. Che cos'era? Ok, bellezza, vieni fuori con le mani alzate. È uno scimpanzé. Sei tra parenti, piccolina. Dimmi cosa è successo. Dici che quel tizio è entrato dalla finestra? È andato in punta di piedi alla cassaforte? Ha rubato il giochino dei dottori? E se n'è... volato via? Sì! Avanti, torniamo in ufficio a fare rapporto. No, tu non puoi venire con noi. Ehi, che cosa vuole adesso?
Dice che è in grado di riconoscere il tipo che ha rubato il giochino dei dottori. Chi è il più fuso? Lui che le parla o io che le do retta? Sei davvero convinto che riuscirà a farcela sempre? L'avevo messa qui! Ho trovato l'argilla. Da brava Sally, facci il dentichid del ladro. Solo tu puoi credere che una scimmia sappia modellare l'argilla. Beh, King Kong sapeva recitare. Ehi, dove sta andando? Oh no! E ora cosa gli dico? Harry, ti presento Sally. Ehi, che cos'è questo affare? È orribile, ha contagiato anche lei, capitano, e l'ha presa peggio di noi. Presa cosa? Una gravissima malattia, la nasite acuta. Ma cosa stai blaterando? Si può curare? Sì, in questo secchiello c'è il medicinale per debellare il virus. Bene, adesso chiuda gli occhi e trattenga il respiro. Ecco. Ma quello è il tizio che abbiamo visto all'università. Facciamolo vedere a Mahoney. Ehi, ma cosa succede? Ora è guarito, capitano, anzi la sua faccia è meglio di prima. Oh, capitano, ma lei è... Sono cosa? Un asino, signore. Ah, è così? Oh. Insulta un superiore, Proctor? Ma, signore, io stavo solo... Guarda, Sally ha fatto l'identikit del ladro. Ehi, sembra quel tizio incontrato all'università. Scommetto che è stato lui a rubare il microconvertitore di linguaggio. Non mi dire che abbiamo già risolto il caso. Ecco la sua tana. Se questo mi regge, arriverò fin lassù. Ci sono degli intrusi, cacciateli! Quasi quasi salgo io, Itawa! Ehi, ci stavo pensando! Voi uccellacci mi avete stufato! Lasciatela andare! Itawa! Sto arrivando! Niente paura, Laverne! Certo che non ho paura! Begli uccellini? Begli uccellini? Oh! Adesso sì che ho paura! Vi prego, non fate così! Ho speso un occhio per la manicure! Itawa? Itawa, dove sei? Cado! Salva! Appena ce l'ho tra le mani, lo spenno. Eccolo lì! Ok, bel topo, ti porteremo dentro per accertamenti! Sì, l'abbiamo preso in men che non si dica. Ma sapevo che era Falcon, anche prima che il testimone lo identificasse. Inutile dirvi che l'istinto è solo una delle mie numerose virtù. Capitano Harris, dato che non avete il convertitore rubato, il testimone può fornirvi qualche altra prova per inchiodare Falcon? Mahoney, fai entrare il testimone. Signore, io non penso che... Non sei pagato per pensare. Portami il testimone ora! Hanno sempre bisogno che gli si dica che cosa fare. Il nostro audace testimone... Una scimmia? Da brava, saluta il nostro capitano, Sally. Ridammi il cappello! Sì, ma non è una scimmia qualunque. È un membro delle scimmie da ricognizione. Già, è un corpo speciale che fa parte della nostra scuola. Sì, adesso basta con le fotografie. Questa è l'ultima volta che mi fai fare la figura del cretino. Non può testimoniare. Chi crederebbe alla parola di una scimmia? Io ci credo. Quanto prima dovrò lasciare andare Falcon? Se non mi procurate delle vere prove, sta certo che ve ne andrete anche voi. Oh,
proprio una bella mossa. Ok, ragazzi, abbiamo bisogno di uno straccio di prova per inchiodare Falcon. Avete forse un'idea? Oh no, tu sarai la mia rovina. Cosciolletico! Questo è il disegno più ridicolo che abbia mai visto. Tieni tu, Rosed. Sally ha fatto fuori tutta la carta che avevamo. Sei la nostra unica speranza. È libero di andarsene, Mr. Falcon. E questa sarebbe una prova. Non capisco. Che cos'è? Io lo so, è una banana con le ali. Ah, sì, una banana con le ali e il mal di testa. Il tatuaggio! Devo distruggere quel disegno! Sembrerebbe quasi un... Mi hanno preso, sono finito, vado dai verdi pascoli di Manitou. Fermate quei volatili! Bene. Falcon! Venite, amici miei! Ehi, torna qui! Arrenditi, Falcon! Sei in trappola ormai! Oh! Oh, oh! Aia! Quasi quasi ce l'avevo fatta. Devo sbarazzarmi di quella scimmia. Se capiscono che è un tatuaggio, potrei essere incriminato. Con Falcon a piede libero, Sally è in pericolo. Voleva distruggere quel disegno. Scommetto che lo riguarda da vicino. Zed, Switcher, House, portatela al distretto e non perdetela di vista un minuto. Ok, socio, noi si va a caccia di uccelletti. Un, due. Cosa significa? Sono mimetizzato nel caso ci fosse un altro attacco dal cielo. Ebbene, Sally, è ora di imparare a usare il manganello. Tu devi fare esattamente come me. Fermi! Grazie per aver partecipato a questa dimostrazione, agente Zed. Non c'è di che. Qui è Mahoney, non c'è traccia di Falco. Come va lì da voi? Oh, benissimo, qui è tutto tranquillo. Una giornata come tante altre, c'è il sole, neanche una nuvola. Soltanto il dolce cinguettio degli uccelli che... Uccelli? Uccelli! Sally, sta attenta! Cosa prevede il manuale in una emergenza simile? Quegli avvoltoi hanno preso Lazar al posto di Sally! Aiuto! Presto, agenti! Fate qualcosa! Ecco il Chavingon che si attacca e come ai denti! Complimenti, è un ottimo sparapalle, agente Zed. Ehi, dov'è Sally? Sally, no! Sally, torna indietro! Eccola là! Devi catturare quella scimmia! Il suo nome è Sally. Ha delle lunghe braccia pelose e dei piedoni pelosi e delle orecchie molto carine che vengono fuori così. A dire il vero assomiglia molto a lui, solo che è una scimmietta. L'avete vista? Interrompiamo questo programma per una notizia importante. Un membro molto particolare delle nostre gloriose forze dell'ordine sta facendo piazza pulita nella cittadina di Knoxville. Ehi, quello sbirretto sembra proprio... Sally! Ecco un lavoretto facile e facile. Sally! Qui intorno non la vedo.
Le moto hanno il pilota automatico? Sally! Ma fa tutto da sola! Puoi scommetterci tranne che leggerti i tuoi diritti! Con noi sei sicuro, mia dolce palletta di pelo! Ma Oni, l'abbiamo presa, è tutto ok! Abbiamo solo un piccolo problema di trasporto, ma arriveremo subito! E che succede di bello se per caso arriva prima Falcon? Oh, no, hai ragione! Come facciamo a nascondere Sally? Non passa tanto inosservata, già! Ecco qua come faremo! Sai che sei proprio carino. Ok, Zed, lei deve passare per la tua fidanzata, ma adesso non esagerare, però. E chi esagera? In fondo siamo una bella coppia. Abbiamo tante cose in comune. Già, è questo che mi terrorizza. Come vorrei che Maoni fosse già qui. Ho la sensazione che Falcon stia per colpire. Così quegli sciocchi pensano di farmi fesso, eh? E Falcon! Ok, uccellaccio, te la vedrai con me! Devo liberarmi di quel babbeo! Gli ho tarpato le ali! Ti aspetto la luce! Torna indietro, uccellaccio, quella è la mia scimmietta! E adesso, dove andiamo a beccare? Ci servirebbe una traccia. Guardate qui! È una piuma delle ali di Falcon. E qui ce n'è un'altra. Penso che Sally ci stia dando una zampa. Ho il controllo sopra tutte le creature alate. Nessuno può fermarmi. Vuoi stare ferma? È venuta l'ora di sbarazzarsi di te, definitivamente. Le tracce portano a quel fienile. Ti farò tacere per sempre. Dobbiamo liberare Sally, poi penseremo a Falcon. Ricevuto. Ok, Falcon, vieni fuori. E con le ali alzate. Non riuscirete a fermarmi! Sai, con le ali spiegate mi ricorda qualcosa. Qualcosa tipo mezzo uomo e mezzo uccello? Il disegno di Sally! Chiamerò a raccolta i volatili nel raggio di molta miglia. Sento che nell'aria c'è qualcosa di strano. Sì, la puzza dei maiali. Presto, nascondiamoci in quel comune! Non oserete! Nessun pennuto si è mai preso gioco di me! Arrendetevi, umani, o tutti gli uccelli vi attaccheranno! Ah sì? Allora tieni questo. Ecco come fa. Ferme! Mi rovinate le penne! Hai il diritto di non rispondere. E se provi a fischiare ti allungo il mento. Sono innocente, vostro onore! Non crederete che una scimmia possa provare che io sia l'autore del furto! Vostro onore, questo vi convincerà! Vuole spiegarmi che rappresenta? È una presa in giro! Eccolo qui! Lasciami! Non osare toccarmi! Questo prova che Sally vide Falcon commettere il furto! Sei spacciato, Falcon! Tira subito fuori il convertitore! Il caso è chiuso! Yeah! Grazie a te, Sally, Falcon finirà i suoi giorni in gabbia. Oh.